Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Era veramente tantissimo tempo che non portavo un video sul canale. L'ultimo video, se non erro, è stato l'unboxing dell'intercooler o qualcosa del genere, e che ancora non ho montato per questioni lavorative. Sono stato veramente tanto impegnato, quindi non sono riuscito ancora a montarlo, però in questo periodo, diciamo, di vacanze, feste, lockdown vari, che non ci possiamo muovere, mi dedicherò al montaggio che non dovrebbe essere così complicato. Bene, ragazzi, oggi è un unboxing particolare, un unboxing natalizio, tra virgolette, perché è Natale e colgo l'occasione per fare gli auguri, di buone feste e buon Natale a tutti voi. E questo è un unboxing speciale. I miei unboxing sono sempre speciali, ragazzi. Qui dentro ci sta una cosa che ho acquistato io, acquistata da RL Tech Design, di cui ho già fatto un video, vi lascio il link qui in alto a destra, che è di qua mi sa, e inoltre vi lascio tutti i link in descrizione alla pagina Instagram e Facebook di RL Tech Design. Qui dentro, ragazzi, c'è, come dicevo prima, un componente che avevo acquistato da loro e in più hanno detto che mi hanno messo un regalo, quindi io, oltre quello, non so cosa ci possa essere qui dentro. Quindi, ragazzi, bando alle ciance, intro e cominciamo l'unboxing. Ok ragazzi, procediamo quindi con questo piccolo spacchettamento. Mi era andata in blocco la GoPro, in quanto la scheda SD sta partendo, ho dovuto abbassare la risoluzione purtroppo. E quindi continuiamo con il nostro unboxing, vediamo insieme cosa ci sta qui dentro. Non so minimamente cosa ci sia, a parte lo short shifter che dovrebbe essere questo qui, quello lo vedremo dopo, perché voglio dare prima spazio a questo. Vediamo un po', sono stracurioso. Qui abbiamo i due dadi, bulloni che ci serviranno per il montaggio. Questo non penso che lo andrò a montare io. Vediamo un po'. Il mio primo short shifter. No, bellissimo! No, ragazzi, è spettacolare, guardate. Ci hanno fatto addirittura la dedica. RL Tech Design for Mitch Tuning. Mi sento malissimo. È strabello, veramente. Spettacolare proprio. Wow. Che bello. Mi sembra un peccato montarlo perché è veramente bellissimo. Me lo metterei tipo sulla scrivania come quadretto. È veramente spettacolare. Cos'è lo short shifter? Ogni tanto vi faccio queste piccole lezioncine, ma parecchi di voi già lo sanno cos'è uno short shifter. Questo è un leveraggio che si va ad applicare sul cambio. Questo accorcia la distanza fisica praticamente necessaria per spostare la leva del cambio, quindi il cambio marcia diventerà più veloce in quanto la corsa diventa più stretta. E questo fa sì che in una guida comunque sportiva c'è più divertimento, diventa tutto più veloce, le cambiate, la guida sportiva diventa più appagante, diciamo così. Quindi è un componente che nelle vostre macchine, se vi piace la guida sportiva, può diventare molto utile. Detto ciò, ragazzi, io passerei all'altra parte che troviamo qui dentro, non capisco cosa è. Vedo un telecomando RGB, un cavetto micro USB. Qui dentro non capisco cosa c'è. Vediamo, apriamo prima questo. È una cosa strana. Qui ci vogliono delle pile. Qui abbiamo sul retro un'entrata micro USB per questo. E qui cosa c'è? Vediamo un po'. Sarà una lastra, vedo, trasparente che si va a infilare qui dentro. Vediamo cos'è. Mi sento male.
No, che spettacolo. Aspetta, forse ho capito. Questa si dovrebbe illuminare, credo. Vediamo un po'. Aspetta, aspettate. No, ragazzi, ho più o meno capito, il funzionamento. È una cosa veramente strafiga. Allora, possiamo utilizzarlo mettendo le batterie o se no semplicemente collegando con la micro USB all'alimentazione, però a me non piace perché poi ci stanno troppi cavi in giro, quindi così penso sia la soluzione migliore. Questo si è già acceso. Possiamo comandarlo con questo pulsante che è soft touch a quanto pare. Sì. Se no abbiamo il telecomandino off, on e lo utilizziamo da qui. E poi la cosa bella, ovviamente lo mettiamo giallo, è questa. Non so se si vede dalla GoPro perché è messa in una posizione non molto ideale. Guardate che figata! No, è spettacolare, raga. Guardate. Si illumina perché praticamente essendo trasparente il colore viene praticamente trasmesso su tutta la superficie trasparente in plastica. Così è bianco, vediamo se si vede. Sì, si vede. Wow, che figata! Questo me lo posso mettere sulla scrivania, o volendo lo posso lasciare pure qui. Ma che cosa bella! Tanta roba. Quindi ragazzi, sono veramente felice, soprattutto per lo short shifter che è un pezzo che mi serviva per le modifiche meccaniche della macchina, ma soprattutto per questo bellissimo regalo, cioè veramente spettacolare. Non me l'aspettavo una cosa del genere, sono sincero e sono veramente sorpreso. Quindi ringrazio veramente di cuore RL Touch Design. Penso che lo metteranno in produzione e quindi in caso se ne volete uno potete rivolgervi a loro, RL Touch Design, con tanto di placchetta modificabile, personalizzabile a vostro piacimento. Veramente bella, mi piace un casino. Fatta veramente bene, ragazzi. Quindi, ragazzi, l'unboxing natalizio finisce qui. Ringrazio tutti voi per la visione. Vi auguro nuovamente buone feste, buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Commentate, iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mishtuning. Per questo video è tutto. Io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.